Ragazzi, benvenuti e ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con LEGO City Undercover, ma c'è una cosa importantissima, la prima è che speriamo che domani riusciamo ad arrivare ai 10.000 iscritti, vi ringrazio tutti quanti, domani vi vengo a trovare tutti quanti a casa se raggiungiamo 10.000 iscritti. Sto scherzando, sarebbe praticamente impossibile, ma è come se vi venisse a ringraziare singolarmente uno per uno. Detto questo, spero che domani esca un gioco che a me fa veramente tantissimo piacere portarvi. Spero, perché ragazzi, come al solito, i copyright ci stanno letteralmente rompendo le cosiddette scatole. Detto questo, naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento e un bel mi piace. Oggi ci andiamo a fare Dojo di Barry Smith. Non abbiamo raccolto una mazza, cambiamo i travestimenti, perché me l'avete chiesto, tipo per esempio nei ladri, mi vado a mettere Rex Fury, anche se non mi sbaglio, mi pare che c'era anche quello là, torso nudo di Rex Fury, mi pare di sì, eh sì. Lo metto col pelazzo da fuori che è un po' più figo, ok. Ah già, c'è la chiave là dentro. Allora, credo di aver raccolto un mattoncino d'oro, mi sembra la visione, e poi ne abbiamo raccolto una mazza. Wow, fantastico. Allora, mi ricordo alcune cose. Ragazzi, scusate, mi pare che dobbiamo... infatti questo l'avevo già beccato l'altra volta. Non è questo. Aspetta, quale calma, scusami. Allora, aspetta un attimo perché non mi ricordo. Ok, fretta di chi? Allora, perfetto, mancato anche quest'altro. Allora, perché a volte funziona e a volte no? Dai, forza, inizia. Allora, quindi anche questo devo colpire. Ma ancora no, aspetta, questo è questo. Guarda, perfetto, allora ce ne manca ancora uno. Aspetta un attimo, mi sa che è questo, vero? Ok, quindi il primo l'abbiamo becchiato. Qua vedo che ci sono alcune cose, infatti già ho visto che c'è una cosa là sotto. Ok, merci, abbiamo aggiunto anche il coso. Ci becchiamo qua il trapanino. Vai ragazzino, che c'è qua dentro? Mazza, musica è potenza. Ah, ok, già iniziamo con la prima. È perfetto, allora fammi un attimo una cosa, perché qua non lo so sinceramente. Allora, qua c'è qualcosa, infatti. Perfetto, stiamo andando un po' a culo, però vi dico la verità, penso che sia qua sotto. Vedo un po' di ammucchiata qua. Vai, vai. Che c'è? Che c'è? Ah già, questo è il primo razzo. Devo stare attento a non completare, sennò... mi sa che ti do... ecco, tipo se ti togli da sotto è meglio. Perfetto, sta cosa me la ricordavo. Dinamite, vabbè. Dico la verità, aspetta, questo è il super mattoncino. Iniziamo già a mancare le cose. Vabbè, allora dammi un attimo. Ah, c'hai ragione, sì, momento, aspetta, vai. C'è bisogno del nostro minatore qua. Ok, perfetto, iniziamo di qua. Magari non è che ti fai male, no? Ok, allora qua andiamo bene. Aspetta che mi serve ancora. Egli, vai. Ce la fai a tirare, sì. Ok, sto andando un po' troppo spedito, poi ci dimentichiamo. Poi ci dimentichiamo le cose. Allora, qua, qua, qua. Se non ho fatto tipo come la papera. Se non ricordo male, dobbiamo fare questo. Ok, questo va giù. Questo va giù. Oh, sì, la tecnica della tartaruga è molto più semplice di tutte le altre. Sì. Aspetta, che qua devi salire qua sopra un attimo. Proviamo ad andare di qua. Qua non mi ricordo che c'è. Ah, qua mi serve per il fuoco. Aia. Allora, mi pare... ah, va anche a scadenza qua. Quindi mi sa che devo fare veloce anche. Scusami, vai. Vai. Ok. Primo personaggio, l'abbiamo maestro Kung Fu. Quelli che hanno fabbricato questa torcia durano davvero troppo poco. C'ha ragione. Aspetta qua. Ah, che qua infatti c'era qualcosa. Ok. Attaccapanni all'esterno del dojo. Ma che attaccapanni? Ah, non hai visto Karate Kid? Ne ho visti altri di questi, Aspettate un attimo perché ne ho visti altri. Sì, infatti uno stava di qua. Quindi perfetto anche questo. Eppure qui nessuno indossa delle giacche. Ragazzi, questo sta fuori con la testa, Ve l'ho già detto prima. Allora,
Ormai ci siamo quasi. Ok, infatti c'ha ragione, perché ci sta anche no, questo no. E qual è l'altro? Scusa. E allora starà da qualche altra parte, perché non sta qua, io non lo vedo. Questa sarà la scultura più bella di sempre. Ma dai, sul serio, aspetta un attimo, perché se... Perché parli così? Allora, non mi ricordo una cosa, ma forse devo andare dall'altra parte. Scusate, ragazzi. Questo ce la sta dicendo, non avere fretta. Sì, ok, c'ha ragione, no, non abbiamo fretta, però non voglio... Sì, però mi sembra... Ah, ok, stavo là dietro, l'ho visto, vai, salta, vai di qua. Ok, quindi anche questo l'abbiamo fatto. Abbiano rubato tutte le giacche. Aspetta, terzo. Sono dei manichini di legno per allenarsi a Kung Fu. Grande. Ok, quindi anche questo abbiamo sbloccato. Perfetto. Quindi anche questo abbiamo fatto. Allora, qua mi sa che mi serve sempre la fiammetta, eh sì. Tu basta, c'è rotto, tu hai la calma, eh. Ah, no, e questo abbiamo già fatto, no? Scusami. Ah, quindi si rompe soltanto così? Vabbè. Allora, quindi mi serve ancora un'altra cosa qua. Sì, mi sa di sì. Perfetto. Quindi che facciamo? Vai così. Vai così. Prendimi altra fiamma di qua. Andiamo. Che è da tanto tempo che non lo facciamo. Ok, di qua dovrebbe essere uno qua. Qua. And you. Ok. Mi sa che devi prendere questo. Meno male. La torcia è durata proprio il tempo che mi serviva. Per fare cosa? Scusa. Allora, non mi ricordo sinceramente se ci sta ancora. Ah, perché non... No, devi gettare qua, devi gettare qua, vai. Vai. Ok. Che rumore strano che fai. Ho capito. Allora, abbiamo becchiato un personaggio. Il mattoncino rosso no, un veicolo, perfetto. Allora, aspetta un attimo che non vorrei che poi dopo ci perdiamo qualcosa. Io penso che qua dobbiamo fare il giochetto, no? Aspetta. Anche se, se non sbaglio, l'ho già fatto sta cosa. Attenzione qua, attenzione qua, ok. Vai, 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 vai. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se ci esce qualcosa. Che è? Ah, è l'altro, è questo. Perché lo fai cadere a terra? Vai. E vai. Quante volte ti devo ciaccare? Allora, ci manca ancora quello che sta là in alto. No, 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 questo è il mattoncino che... Ok, grande. Qua ce ne sta un altro. Credo che li abbiamo becchiati tutti, credo. Aspettate un attimo. Vediamo se qua... Rompo queste altre cose qua, ci sta qualche altra cosa. Ma non credo però, eh. Dico non credo, ma magari sbagliamo. Perché non penso ci siano altre cose qua. No, già sbloccato là, Baldo. Prova a saltare di qua e vediamo. Mi sa che forse abbiamo già fatto. Vabbè, proviamo allora quindi a questo punto ad andare su di qua. Perché i mattoncini, i super mattoncini penso abbiamo beccati tutti. Mi sa proprio di sì. Sì, vabbè, basta, c'è rotto. Ci sempre lo stesso, c'è rotto. Allora, di qua vado bene. Quindi a questo punto facciamo una bella cosa. Ricarico un'altra volta qua. Ci becchiamo la fiamma. Ci becchiamo la fiamma. La porto da qua. Che poi sembra... Ma sei scemo. Uno. E due. Perfetto, bravo. Cos'è? All'ultimo, questo è l'ultimo razzo. Quindi becchiamo l'ultimo razzo. Ce ne andiamo giù. Volevo fare solo una cosa. Passiamo da qua perché non vorrei che tipo magari ci siamo scordati qualcosa. No. Credo di aver beccato tutto. Poi vabbè, spero di non aver dimenticato nada. Vai. Ah, posso assemblare un'altra super costruzione. Capirai. Talmente che stiamo giocando che abbiamo... Ah, ecco, 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 visto. Perfetto. Vai, così dovremmo andare. Costruiamo. Ma chi? Rocky, no? No, 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 no! La mia scultura, no! Oh!
Ok, la chiave è sciolta. Penso che... Cioè, sciolta... Cioè, avete capito? E io che credevo fosse da... Allora, ci manca ancora un altro veicolo, un altro e due cose. Penso... Ma dai, veramente. Ha ragione, quindi ci buttiamo qua dentro del dojo. L'onore esiste in questo dojo. No, sensei! Ok, vai. Allora, tu ciao ragazzi. Di essere un Barry. È vero. C'è un campanello da qualche parte? Ok, qua ne ho già sbocchiati qualcuni, perfetto. E vediamo un po' se c'è qualche altra... Allora, ragazzi, scusate, ho fatto un po' di baccano. Allora, qua c'è bisogno del contadino. Allora, quindi già ho visto che ci servono. Ma che? Ma non sto facendo niente. Perché mi state dando fastidio? Allora, quattro piante ci servono. Perfetto. Che è quella cosa là che lampeggia? Ok, perfetto. Allora, altre due stanno qua. Ah, quello è il gong. Là ci sta il coso per l'astronauta. Perfetto. Ok, andiamo di qua. Quel coso si rompe, penso, no? Vabbè, non lo so. Rompi di qua. Allora, ci becchiamo un attimo. L'astronauta. L'astronauta, ho detto. Ma dove vai? Ok. E andiamo su. Allora, qua ci serve quello che colura. Sì. Vai ladro. Anche perché mi pare che dovrebbe essere il quarto, vero? Ok. Allora, qua c'è qualcosa. Aspetta un attimo. Che è? C'è qualcosa? Che è sta cosa? C'è una bomba in mano. Che sono quei quadri là? Aspetta che... Allora, ok, qua c'è un personaggio. Grande Barry Smith. Li abbiamo beccati già tutti, eh? Sì, ok, grande. Ok, quindi ci conviene andare su. Non ci dimentichiamo una cosa però, perché in pratica non ho ancora beccato le altre piante. Non ci scordiamo le piante. Allora, qua c'è qualcosa di strano, perché non ho capito sti cubi. Allora, questo lo rompo un attimo. Qua c'è qualcosa. Ok, qua si salta. Che fai? Che fai qua? Ok. Non so se qua ci conviene andare un attimo. Ok, vabbè, a me non c'è bisogno perché in pratica abbiamo il coso per il colorante. Quindi se non avete il coso per il colorante potete farlo di qua. Allora, aspetta un attimo. Che c'è qualcosa qua? Ok. Ah, sti quadri. Ah, aspetta, c'ha ragione. Sì, scusami, dinamite, ok. Ah, ok, là ci stanno pure così da colorare ancora per... Zitto che forse qua becchiamo qualcosa, Sì, ultimo veicolo. Abbiamo beccato tutto. Ci serve ancora, penso, qualcosa per ciò che riguarda. No, abbiamo ancora il mattoncino russo. Non abbiamo beccato. Ahia. Allora, questi sono. Ne mancano un altro, ok. Quindi, distintivo completato e siamo a posto. Ci manca il mattoncino russo. Ok. Scusate, ragazze. Allora, credo che il mattoncino rosso si faccia... No, devi dare l'astronauta. Con questi cosi qua sopra. Allora, vediamo un po'. Qua bisogna attivare l'ingegno. Ma di che? Allora, fammi capire una cosa. Perché qua ci stanno dei quadri, sono abbinato con quello. Allora... Là ci vuole il minatore. Boh. Allora, i personaggi non li conosco, però vi dico... Cioè, allora, questo, secondo me questo è il contadino. Aspetta, Ah già, aspetta. Ok, qua ci vuole il contadino. Qua non lo so, non so se mi sembra tipo il minatore. Vabbè, facciamo così. Allora, là ci vuole il ladro. Sicuramente. Io non credo che... Vediamo un po' se lo becchiamo così. Dovrebbe uscire la cosa, come si chiama? Ma non mi viene in mente. No. Questo deve uscire, questo. E vai. Questo è tipo magari un po' meglio. Perché lo metti così? Scusa, sei scemo. Vai. E vai. Ok, diciamo che va bene. Allora, questo va bene perché sembra al lato. Secondo me qua ci vuole il trapano invece.
E vai, aspetta. Ok, non so se l'ho messo per bene però, eh. Io non credo di averlo messo, ma non un po' stortini. Allora, là invece... E a questo punto io la metterei il minatore qua. Aspetta. Ecco così. Va bene, eh. Ok. Ah, allora anche un po' storto, va bene, vabbè, dai, è andata bene. Quindi anche il mattoncino rosso l'abbiamo sbloccato. E abbiamo sbloccato praticamente tutto. Ce ne possiamo andare, possiamo scendere. Ci infiliamo qua dentro. È anche meglio di un campanello. Aspetta, eh. Ok. Sì. Mi vengono i dubbi, ragazzi. Chi arriva? Ah, già qua ci dobbiamo prendere ammazzate, se non sbaglio, eh. Davvero? Profondo per liberare il tuo potenziale nascosto e sbaraglierai i tuoi nemici. Ma anche lanciarli in aria può esserti utile. Ma sì, guarda. Cosa sai fare, Chase? Ma veramente fai, guarda. Che devo fare? Abbiamo distrutto tutti, eh. Ottimo lavoro. Ok, vediamo com'è andata. Mattoncino rosso super lancio. Wow, questo dovrebbe essere una figata pazzesca. Pezzi distintivi da bravo qualcosa tutti quanti e quindi. State zitti. Perfetto. Due auto le abbiamo prese. Abbiamo sbloccato la Roar. Abbiamo sbloccato Maestro Kung Fu. E abbiamo sbloccato anche Barry Smith. Ah, dicevo io, mi ero quasi passato che non avevo visto l'altro veicolo. 100%? E mi sa proprio di sì. Che c'è? È un po' a rilento qua. OBS, non fare il furbo. Ok, torniamo a Lego City. Allora, iniziamo con le auto. Che fa questo qua per terra così all'improvviso? Scusate. Allora, per le auto, qua l'abbiamo sbloccato che non me le ricordo. Auto sportive, abbiamo sbloccato la Roar. E beh, la Roar è proprio bella. Oh, mi piace. Mentre invece poi abbiamo sbloccato anche motociclette. Però vi dico la verità, le motociclette fanno abbastanza schifo. Forse è giusto questo, la air dryer. Sembra tipo quello per portare le pizze. Sulle motociclette non si sono applicati tanto. E vi dico proprio la verità, non mi piacciono. Forse non è il loro forte. Per ciò che riguarda invece i personaggi, allora tra i cittadini abbiamo sbloccato Barry Smith. Che sembrava bello. Infatti è proprio bello Barry Smith. Cioè, nel senso, bello, è un bel personaggio, fatto bene, eh. No, nel senso... Ok. E poi abbiamo sbloccato, tra gli speciali 1, abbiamo sbloccato anche Maestro di Kung Fu. Ma il Maestro di Kung Fu, personalmente, è molto più bello, se ce lo fai vedere, però. Guardate qua. È l'impostazione che mi piace. Vabbè, ragazzi, anche questa parte termina qui. L'abbiamo completata al 100%, stiamo avanzando di gran carriera. Vi ripeto, come al solito, domani spero di arrivare a 10.000 iscritti e spero di potervi portare questo video. Che vi dico la verità, sto cercando di portarlo da una marea di tempo, ma sti copyright proprio non ne vogliono sapere. Naturalmente, come al solito, un video, come sempre, mettete un pollice in su, un commento, un mi piace, fatemi sapere la vostra. E spero come sempre questo video vi piace, mica sempre commentare se ti piace. Non ci vediamo al prossimo video e bye bye.